9, 10. Parto? Vai, vai. Allora, mia mamma prendeva questo muscolo che ha a metà ha della gelatina. Lo tagliava a pezzi, lo infarinava. Sì, anche, Lilia, devi dire anche come qual è il pezzo della carne che prendeva. Se non sbaglio si chiama scapino. Dovrebbe essere di manzo, è una parte del manzo. Si taglia a fette, lo si infarina, si mette dell'olio con le cipolle, lo scalogno, cipolla scalogno, poi lo si fa un po' passare, rosolare, con l'olio ovviamente nella pentola, lo si fa un po' rosolare, si mette un po' di vino bianco, poi si mette la salvia, sale, pepe, un po' di acqua calda, si chiude la pentola, lo si fa andare 40 minuti, a parte si friggono le patate, al termine, quando è terminato i 40 minuti e anche le patate, si mettono le patate assieme a quel liquido che si forma in questa carne. Ecco, è un piatto delizioso. Però ti sei dimenticata di dire se a fuoco lento o fuoco vivo. No, allora, io lo faccio nella pentola a pressione, ovviamente quando fischia si mettono il tempo di 40 minuti. Bene, Ovviamente, con questo ritiro da mettere a fuoco passiamo un basso. A fuoco basso, ovviamente, perché... Com'è? A fuoco basso, va bene, e con questa delizia passiamo il microfono a Don Floriano. Buongiorno Don Floriano, salutato Gesù Cristo. Buongiorno a tutti, sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Presentiamo Dio questa giornata, dono suo, chiediamo il suo aiuto di Padre, invochiamo lo Spirito Santo, domandiamo anche umilmente ma con fiducia la protezione di Maria Santissima. Un momento di preghiera importante, non solo per noi, ma come intercessione anche per le persone bisognose, conosciute e sconosciute. Di quelle mamme di cui parlavo non ho nessuna novità, quindi non c'è neanche nessun miglioramento purtroppo. Preghiamo in modo particolare per i popoli sofferenti, a cominciare da quello della Palestina, dove la situazione non è per niente migliorata. Purtroppo anche 2 giorni fa c'è stato un attentato, anche se ne parlano pochissimo, contro una organizzazione che portava cibo, quindi una cosa veramente indecente. Ci rivolgiamo a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. L'eterno riposo dona loro, oh Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Come vedete, io continuo ad usare, cioè a recitare il Padre Nostro nella forma che si è sempre usata. Non faccio quelle riforme, quei cambiamenti che adesso hanno introdotto, che per me non servono a niente e anzi fanno confusione. Altre preghiere del mattino, atto di fede, di speranza, di carità. Oggi aggiungo anche atto di dolore. Mio Dio, credo fermamente quanto voi infallibile verità avete rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in voi, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figliuolo e Spirito Santo. E credo nel Figliuolo incarnato e morto per noi, Gesù Cristo, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accrescete la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla bontà vostra, per le vostre promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere.
che io debbo e voglio fare. Signore, che io non resti confuso in eterno. Atto di carità. Mio Dio, amo con tutto il cuore voi sopra ogni cosa, bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor vostro amo il prossimo mio come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, fate che io vi ami sempre più. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento con tutto il cuore dei miei peccati e li odio e detesto come offesa della vostra maestà infinita, cagione della morte del vostro divin figliuolo Gesù e mia spirituale rovina. Non voglio più commetterne in avvenire e propongo di fuggirne le occasioni. Signore, misericordia, perdonatemi. Questo è l'atto di dolore che bisognerebbe dire quando si va a confessarsi. Intanto quasi nessuno viene più a confessarsi. E quando vengono anche a confessarsi, tante volte non lo sanno più. Sono persone proprio l'esame di coscienza. Non lo sanno più fare, non sanno neanche che si deve fare e su cosa, non sanno dire l'atto di dolore. E quindi pochi cristiani cattolici praticanti fino in fondo e anche quelli che sono praticanti tante volte traballano. Per cui vi suggerirei così. Quando andate a confessarvi, almeno nelle feste principali, Natale, Pasqua, Pentecoste, l'Assunta, almeno, domandate al sacerdote che vi dia il testo dell'atto di dolore o comunque che vi aiuti a recuperarlo, altrimenti va a finire che un po' alla volta si perdono le preghiere che tutti una volta sapevano. Ed è bello per me pensare che queste preghiere le facevano anche i grandi santi che abbiamo conosciuto, Papa Wojtyla, Papa Luciani, Giovanni XXIII. Perché loro le facevano e noi no? Come intenzione di preghiere per questa giornata, vi invito poi a ricordare tre persone. Vi invito a ricordare un sacerdote, non faccio il nome, ma è una persona che conosco anche purtroppo. Questo sacerdote si hanno avuto prove chiare che bazzica nelle stazioni in cerca di altri uomini. E quindi preghiamo per la sua conversione, che smetta questa attività scandalosa. Lui va in cerca di giovani che vengono dall'India, dall'Africa, quelli che trova. Si sa anche la cifra, mi hanno detto, normalmente è sui 50-100 euro per avere un rapporto. Vedete che situazione triste che c'è purtroppo oggi nella Chiesa. Poi ricordiamo e preghiamo anche per un papà che ho visto ieri e mi diceva che questa mattina prendeva l'aereo da Treviso per andare in Belgio in cerca di lavoro. Ha un bambino di 3 anni e uno di 1 anno. Si è trovato che il proprio lavoro non ne ha più e deve emigrare, ma un po' a caso. Io gli ho raccontato che avevo uno zio, morto tanti anni fa, che andava in miniera. Lui, cioè quest'uomo, non è che vada in miniera, si appoggia a un amico, ma va proprio in cerca
di lavoro. E poi per un altro uomo che è in una situazione simile, ma resta qui in Italia. E è originario della Romania. Sua mamma pensa che sia qui in Italia con un lavoro. In realtà non è. È senza lavoro anche lui. Quello che prende, poco, gli basta per pagare l'appartamento e per vivere. Adesso Pasqua, sua mamma pensava e sperava che lui tornasse a farle una visita o mandare un po' di soldi, ma no, niente. E quindi ci sono tante situazioni penose tenute nascoste e poi tante situazioni di privilegio sociale assurde, ma insomma lasciamo stare questo, preghiamo per i bisognosi. Ci sentiremo domani. Sia lodato Gesù Cristo.